Siamo in live, vediamo un po' se con StreamYard va. Proviamo a vedere ragazzi se fa con StreamYard. Eccoci qua, proviamo a vedere se va adesso. Vediamo un po', vediamo se ci senti, vediamo un po'. Se mi sentite, se si vede, soprattutto. Poi, una volta ragazzi che parte, a questo punto possiamo anche partire con la partita. Vediamo un po'. Ah, eccoci qua, ci siete ragazzi. Aspettate, aspettate un attimo che purtroppo non era la partita prima. Un attimino, amici miei, scusate che oggi è veramente una giornata un po' così. Sì, siamo partiti, eccoci qua. Bella Extor Gaming, ragazzi, se avete piacere appunto iscrivetevi al suo canale. Eccolo qua, praticamente. Eccolo qua. Ciao Doc, finalmente ragazzi ci siamo. Parerebbe che ci siamo, adesso pare che sia partita. Pare che di là ha avuto un po' di problemi, ma ci siamo comunque e l'importante è questo. Ora riprovo a ricaricare la pagina perché purtroppo ragazzi Eleven Sport non si sa come oggi non dà i frutti sperati della prima partita. Non sto ancora vedendo la partita, vi dico la verità. Quindi adesso vedremo un po' di recuperare anche questa benedetta partita. Ciao grandissimo Fabio, vediamo un po' come si metterà, perché purtroppo la partita non si vedeva. Adesso vediamo se va la partita, speriamo. Sta caricando, quindi vediamo un po'. Ora va tutto bene, meno male, va. Eccomi qua, buonasera Filippo, buonasera a tutti ragazzuoli. Ancora ragazzi non riesco a vedere la partita, non so voi su Eleven Sport se avete gli stessi problemi che ho io, un'applicazione, veramente un sito di merda, un sito di merda di Eleven Sport che è tipo dati sbagliati, io non lo so, adesso quando si smuterà Cubretta, che sarà con noi, vedremo un po' se lei riesce a vederla, perché io ragazzi non riesco assolutamente a vedere nessuna partita. Io non lo so chi ha inventato questo sito, hanno voluto appunto i soldi, però a garantire un servizio eccellente, devo dire zero. Sì, benvenuto sul cazzo, se mi fai vedere la partita, altrimenti io ti spacco la testa. Punto. No, niente, raga, non si ricarica nemmeno la pagina, quindi raga, farò una live in compagnia vostra. Parliamo un pochettino, speriamo che va tutto bene perché io non riesco a fare nulla. Vediamo un po'. Ecco, buonasera signora Cubretta, ragazzi, ecco qua, lei riesce a vedere la partita? Io sì, ci sono. Ma lei la vede la partita? Ah, ok, quindi siamo in due, signori. Io faccio una protesta a quel porco di quel Cristo che ha inventato sta cazzo d'applicazione. Sto sito streaming è di merda. Appena riesce a vedere il telefono. Sì. No, la live è partita con StreamYard, è partita. Con StreamYard è partita tranquillamente, non c'è avuto nessun intoppo di nessun tipo. L'unica problematica è la partita, ragazzi. Io volevo commentare con voi sta partita. Ah, è saltata per tutte le partite, scrivono. Per porco di quel Dio! Ecco, scusate, avevo detto che l'abbia bestemmia. Ecco, allora, meno male che non la sto a vedere. Ah, ok, grazie Gioele, grazie a tutti. Ecco qua, Alfano. È saltata tutte le partite?
Mi stanno anche dicendo che è saltata tutte le partite, quindi raga, meglio da una parte che non sto a vedere sto schifo, perché almeno così non mi devo incazzare, però io mi voglio incazzare. Sì, infatti, ragazzi, ma voi sentite Cubretta? Sì. Voglio vedere se ti sentono anche attraverso StreamYard. Eh? Un attimo. Se vuoi vedere anche tu, se riescono a sentirti, vedi, prova un po' a vedere se ti senti. Fulignati ha respinto la palla sull'attaccante del Fano e ha segnato. Ah, ok, grazie, Danny. Ma perché tu, Danny, riesci a vederla? Ragazzi, spiegatemi perché io non riesco a vederla allora. Spiegatemi perché io non riesco a vederla. Mo provo a mettere un'altra partita. Ah, e vediamo se si vede. Benvenuto sul cazzo. Benvenuto sul cazzo. Benvenuto. Voglio della partita, Cristo. Me la fai vedere? Ah, la sento bassa. Ok. È saltata Eleven Sport. Ecco, poi. Perfetto. Dove possiamo vederla? Io vorrei capire dove possiamo vederla, visto che è saltata a questo punto. Però prendiamo, ma dove vogliamo? Ah, Filippo, io infatti non... No, Samuele, nemmeno io riesco a vederla. Non riusciamo nessuno a vederla. E io tra un pochetto bestemmio male anche il Cristo, la Madonna, Gesù, bambino in croce, riesco fra un po' praticamente a bestemmiare male. Io non riesco a vedere un cazzo, proprio un cazzo, e tra un pochetto smadonno male. Mo provo a vedere le altre partite se si vedono, perché voglio capire se è un problema. Io non lo so, ragazzi, 8 euro di sito, 8 euro di sito per vedere una Lega Pro. Riaprissero gli stadi immediatamente a questo punto, riaprissero gli stadi immediatamente. Riaprissero gli stadi immediatamente perché non ce ne può più. Perché se io devo stare qui a smadonnare tutte le cazzo di domeniche, eh no, eh no, è per cortesia, anche no, eh? Anche no. Non ci sto, non è cosa che può fare, non c'è cosa che può andare al verso giusto, non puoi non farmi vedere una cazzo di partita così importante come questa. E io comincio dopo però a bestemmiare veramente, io dopo comincio veramente dopo a schererare male, perché dopo comincio a schererare veramente male, e lasciatemi dire che poi dopo io mi incazzo come una iena, perché appunto non si può fare. Dica. Ah, non lo so io, infatti, 1-0 per il Fano, giuro. Ragazzi, io comincio a spaccare qualcosa. Rendetevi conto. No, no, Tommaso. Ciao, Bomber Johan. Ciao. No, no, ragazzi, io comincio a pensare che le mie teorie sono giuste. C'hai le formazioni per caso? Sai qualcosa di più, visto che io non riesco a vederla? Sì, meno male che c'è lei, signora Madrina. Sì. Ma tu riesci a vederla? Pure per me diventa positivo, però io faccio una protesta contro l'Eleven Sport. Esatto, Alessà, se si potrebbe infatti streamare, ci darebbero i diritti anche a noi YouTuber.
e che non chiederebbero cifre esorbitanti per trasmetterla, io l'avrei trasmessa senz'altro. Ve l'avrei fatto sto regalo. Infatti è anche quello il problema, perché se anche io non posso vederla, manco te la posso trasmettere, che dove cazzo te la metto? Sarebbe. Calla. Vabbè, già ho capito la difesa, già con Sgarbi, immaginiamo. Ok, ottimo centrocampo, sì. Esatto. Guarda, io sto provando di nuovo a ricollegarmi su Eleven Sport per l'ultima volta. E anche la presa per il culo per gli utenti che ascoltano e per tutte le persone che ci ascoltano, ed è pure giusto. Perché qua ragazzi veramente fanno schifo veramente il cazzo. Eleven Sport che ha preso gli accordi, ok, quello che vi pare, ma qui veramente vergognoso. Vediamo un po' che Eleven Sport. Niente, a me non mi carica la pagina. Non mi carica nemmeno la pagina, sta fermo su Serie C Live Perugia Fano 17 e 10. Quando metto schiaccio, guarda, non mi si apre. Metto il pulsante del play. E poi ho messo sul play e non mi fa manco vedere sul play. Ragazzi, io non vorrei commentarvi una partita che non esiste. Ecco. Io non mi sento di prendervi in giro nessuno, perché non me la sento di prendervi in giro, di stare qui a prendervi in giro, di raccontare una partita che non c'è, perché c'è, ma da parte nostra non c'è a livello visivo, quindi non posso. Quindi ragazzi, scegliete voi che cosa preferite più, se volete questa live praticamente, come si chiama, in diretta così che parliamo un pochettino, oppure andiamo avanti. Ah, ok, Napoli-Genova si gioca. Io ragazzi, se mi volete qua. Sì, beh, su quello. Sì. No, io ragazzi faccio un video sfogo contro questi, eh. Ah, ok. Vabbè. Vergognoso Eleven Sport, vergogna! Lo so. Allora, intanto saluto un amico di un amico, Eddie Oceani. Ciao Eddie, ragazzi, stiamo qua
in attesa del nulla, così impalati, guardate una bella fascia da cazzo, perché oggi veramente le Madonne che non finiscono più, le Madonne che non finiscono più. Non riesco a vedere una cazzo di partita, io infatti piuttosto, signorina mia bella, mi aggiorni quando è il primo tempo. Perché? Chi è Mostaway? Il telefonino ha segnato. Chi è il telefonino, porco quel... Ragazzi, ma sentite che nomi! No, io sono senza parole, rimango sempre più basito di quello che sta per succedere. Non ti fa entrare, a me tantomeno. Vabbè, ragazzi, io facciamo una bella cosa. Io non me la sento di ingannare nessuno perché non è il mio stile. Sapete quanto ci tengo a portarvi sempre dei contenuti abbastanza importanti e soprattutto precisi, perché le partite le abbiamo sempre viste insieme, vivendoli 90 minuti per 90 minuti, e siccome non riesco a vedere la partita, non mi sembra giusto nei confronti di chi ascolta da parte mia, che l'affetto che provo per voi è quello che mi state donando ogni volta. Facciamo. Guarda, speriamo, perché io non ci tengo. StreamYard? Allora, aspetta un attimo che ti mando anche lo StreamYard. Va bene, allora vieni qua. Vieni qua. Appunto, vieni di qua. No, vabbè, va bene, anche doppia, vogliamo doppia cubra, almeno così ci facciamo compagnia, ragazzi. Facciamoci compagnia, vediamo se in tè, caffè, l'anima dei mortacci da Eleven Sport, io vi giuro. No, no, io vi giuro, gli faccio un video contro a questi figli di Troia. Ah, vedi? Sì, ma io però, siccome non me la sento di prendere in giro. Esatto, no, è perché è tutta una presa per il culo. Che giornata di merda, Willy, lo puoi dire forte. Ciao Willy, Trapani Casertana, MDC, qua non si riesce a vedere una cazzo di partita. Mi sono visto il Gubbio, guarda, un sacco di gente ha visto altre partite, la nostra non si riesce a vedere. Comunque, sei meglio ce l'hai, signorina. Sì. Ah! Ah! Su Skype! Su Skype vuole lei. Ah, ah. Faccio proprio la risata. No, io oggi faccio versione Satana tra un po', capito? Aspettate un attimo, signori. Aspettate un attimo, tanto ormai è tutto un trash oggi. Sta partita è tutto un trash.
Io vi ringrazio dell'affetto che state riponendo su di me. No, no, non si riesce a fare un cazzo per colpa di questi figli di puttana. Quindi, no. Comunque, ragazzi, sarà il video sfogo contro Eleven Sport. Io ve lo dico, l'accenno: video sfogo a Eleven. Sì, oltre a Ferruccio Fano, farò il video sfogo contro Eleven Sport. Andatevi a impiccare, ammazzare dove cazzo siete e chi cazzo vi ha dato gli diritti. No, adesso ti sta arrivando, signorina. Eccolo, sta arrivando. Ci dovrebbe essere arrivato. Eccolo qua. Eccolo qua. Grazie Ernie, intanto per tutto il lavoro prezioso che fai in tutte le live, sei un ragazzo d'oro. Sei veramente un ragazzo d'oro che io non riesco a vedere tutto oggi perché tanto vedo tutto nero, come la maglia che c'ho addosso. Sì, esatto, il grifone, proprio davvero, ma rotti i coglioni. Io gli prendo e gli spacco la faccia a questi. Questi mi hanno rotto il cazzo, questi mi hanno rotto veramente i coglioni. Eleven Sport di questa minchia. Perché se Santo Padre avrebbe fatto i diritti come ha fatto il Bari l'anno scorso con DAZN, perché l'anno scorso il Bari, alcuni non so se lo sanno, ma si vedeva su DAZN, se Santo Signor Santo Padre avrebbe fatto anche lui gli accordi con DAZN, probabilmente quest'oggi non staremo qui a commentare un qualcosa che non c'è, una partita per me fantasma e io sto male, non vederla sto male. Esatto. Non vedere questo 1-0 come si sta muovendo. Vabbè, venga su streaming, va così parliamo insieme. Non c'è. Vabbè, senta. Venga. Sì, andiamo in Serie D, ma santo minchia, io lo dico, a me non frega il cazzo delle denunce che devo fare lui. Santo minchia, doveva prendere i diritti da DAZN, come ha fatto l'anno scorso il Bari. Il Bari l'anno scorso aveva gli accordi con DAZN e alcune partite le ha messe su DAZN. Noi dobbiamo stare qui con sta cazzo di Eleven Sport che non si vede un cazzo. Ah, sì, il telefonino, sì, ho capito. Ma l'ho imparata, uè. Vaffanculo, direi. Ecco. Oh, ragazzi, io sono veramente indignato con questa applicazione. Allora, veramente, che vi racconto? Oh no, io non lo so. Sì, lo so. Ma a parte quello, Willy che deve fare calciomercato senza ombra di dubbio, tanto il mercato non l'ha fatto, ha solo venduto e tra poco sta vendendo l'ennesimo pezzo. In questa partita sarebbe stato utile. Guardate un po' perdere con il Fano, sentite che mi tocca sentire. Perugia perde con il Fano. Ma lei quando entra? E venga, si muova, non mi lasci smadonnare da solo qua, perché qua sto smadonando veramente da solo come un povero pazzo. Qua mi serve. Ma che mi vuole la dolce, ma che mi vuole la dolce. Eccomi, Eccola, eccola. Ecco, eccolo con Pikachu. quant'è carina, eh. 0-0-2. No, Cosa? no, no. No. Away! No, no, 34.
Io scompaio, io scompaio, io Zaratue, scompaio, io scompaio, io scompaio. ragazzi. Ragazzi, Zaratue. Zaratue! Ma che cosa significa Zaratue? Cosa stiamo, Mi cosa? sto sentendo male. Io Zaratue. scompaio, no? Io scompaio dalla mente perché non voglio. No, Mauro Berrellini che mi sta scrivendo in chat. Cioè, ma ti rendi conto, Mauro? C'è 0 a 2. Grazie, Doc, che adesso ti rispondo. E c'è appunto Riccardo, che vabbè, comunque è un forza fan. Però io voglio chiedere a Riccardo, cioè, ma come la vedi la partita? Cioè, per forza, come facciamo noi con i risultati? Perché Eleven fa schifo, cioè non ci fa entrare proprio. No, dobbiamo fare un casino, non si può. Sì, PPS Lusse, non è possibile. No, 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 ragazzi, io a prescindere che non la vedo, io non commento, ok, Samuele, io non lo vedo. Ammazzati, sono sicuro. Mi sono rotto il cazzo! Basta! E basta, porco Dio, sta squadra! Ma com'è possibile perdere per zero con un Fano? Porca Madonna! Porca Madonna! No, ma infatti, ma è inaccettabile. Oh, il Fano, raga! No, 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 io ragazzi gli spacco il culo a questi. Io gli spacco il culo a questi! 2-0! 2-0 di che? Dici, oh, squadre che vogliono salire, ci perdi. E No, no. il Fano! A Inter for Fashion devo bestemmiare che sì, carissimo Simon. Non so se sei Simon o Luigi. Bestemmio che sì, porca Madonna! 2-0 con un fallo di merda! Ma sto provando ad entrare perché tra un pochetto lo scopro questo coso. No, io tra un pochetto spacco la scrivania, raga, cominciate a fare qualche piccola donazione per Cartal, perché deve comprare sta scrivania, Madonna. no, ma ve lo dico, fate qualche donazione perché qui alla fine dell'anno spacchiamo tutto quanto le scrivanie, spacchiamo tutto quello che c'è da spaccare qua davanti, io ve lo dico. Sentimi, Cartal. Io cerco di accedere e mi scrive. Ops, pagina inesistente. Ci Sì. dispiace, ma la pagina che stai cercando non esiste. Ciao lui allora, ciao lui, ciao lui. Vabbè, Ecco cosa mi sta dicendo Eleven. dopo faremo anche un video sfogo contro Eleven, che questo è un altro paio. Lui, scusa dello sfogo, spero che la tua bambina non guarda live, perché capisco che non è una live adatta, diciamo, ai bambini, perché questa veramente, ragazzi, non è adatta ai bambini. Io ve lo dico, sono incazzato nero, indignato, ok. Non vedo la partita perché non la sto vedendo per colpa di Eleven Sport, ma il risultato è quello che conta. Grazie mille, Vabbè. lui! Bestemmia un po'. Grazie mille, lui, della donazione. Qui veramente, ragazzi, io Mauro, fino a non Mauro ci sta arrivo. dicendo, ma perché non se ne va Santo Padre? Ma ragazzi, ma comunque i movimenti, quando io dicevo, quando lui pensava di vendere un giocatore e non pensava di sostituirlo e continuava a cedere giocatori non sostituendoli. Eccolo, 0-2. Sì, dai, dai. Cioè Continuano ancora a perdere praticamente per culo. lui il santo padre della situazione. Aspetta, carta, parliamo di una cosa seria. Ma che Ma santo Luigi. non è che santo padre dici ha fatto una cosa e le altre l'ha fatte, diciamo, discretamente. Quest'anno ha smontato praticamente tutti i pezzi. Tutti i pezzi e con un 0-2 ha completato, diciamo, l'opera. Concedemi una cosa, Vai. mi assumo le responsabilità di quello che sto per dire. Sei un maiale, bastardo! Olè! Dai, poi venne a fare la deluscio sul cazzo che ci stai portando al baratro! Sì, Una quello squadra sarà. al baratro, una squadra!
una storia che ha vinto, una società che ha vinto a livello europeo, una società che ha portato campioni del mondo, Gattuso, Matarazzi e Grosso, ok? La dignità! Basta che la prossima volta che dici una cosa del genere mi dici di mutarti. E te l'ho detto, lasciami concedere che non ce la faccio più. Concedere una cosa, dire sta roba è un'altra. Perché tanto è lui, non ha preparato una squadra, sta vendendo tutto, sta pure a vendere Melchiorri, da quanto so io, anche Melchiorri, perché oggi se non gioca ci sarà un motivo. Va bene, perché... che la situazione è così, ok. Ma se, però se tu dichiari una cosa, dimmi di mutarti, ti prendi le responsabilità nella tua cazzo di live e nella mia mi prendo... Me la prendo io, tranquilla. È tutto io. Ce l'ho io la responsabilità di questo veste che non guarda quello che sta succedendo, non lo vede sotto gli occhi suoi in casa. Non è che non lo vede, praticamente l'ha costruito lui questa cosa, perché se tu pezzo dopo pezzo ti comporti in base a una certa cosa, ci si sta comportando lui da un anno. Da un anno lui, invece di costruire per crescere, ha lavorato per distruggere. Quello è. Mentre praticamente tu dici, ah, ma non ha fatto. Non voleva fare. Oppure non ha fatto di proposito. Questo è un pezzo di merda. Il fatto che comunque ci ridimensiona uno stadio, ci arrivano questi benedetti 14-15 mila persone che vanno a vedersi allo stadio la squadra, attesta il fatto che Perugia fa 0-2. È tutta una logica. Questi del Fano non ci hanno avuto manco paura a giocare nello stadio. Tu devi sapere che stiamo giocando per distruggere. Grazie mille, lui, grazie, troppo buono. L'avvocato, più che l'avvocato, io quello che non capisco è come una squadra come il Fano viene a giocare a Renato Curi, stadio storico, non c'ha paura e ci fa due pizze così. Come se fossimo una squadra di Serie D, una terza categoria. Io. Non è che lui non si rende conto, te lo dico bello chiaro e tondo. Lui non è che non se ne rende conto. Lui sta volontariamente facendo ciò. Non hai capito un cazzo allora. No, io l'ho capito, però io non ci credo poi, che lì... Poi noi tifosi che non ci vogliamo credere che magari un proprietario possa fare una roba del genere, alto le mani, ci sta. Però il fatto che comunque sia, lui si sta comportando così, ridimensionando lo stadio, è una logica con tutto quello che è successo, ossia essere passati dalla Serie B alla Serie C, perdere con il Fano al 42esimo. Questa è tutta una logica. Quando io mi sono arrabbiata dei 14-15 mila posti, diciamo, dello stadio, io mi stavo incazzando non tanto per i 14-15 mila posti, perché comunque non si poteva poi giocare la Serie A. E se non si può giocare la Serie A e tu costruisci la casa, vuol dire che tu non ci vuoi proprio andare. Detto chiaramente, non ci vuole andare che no. Questo lui sta aspettando i soldi. Lui si divertirà a fare Serie B, Serie C, Serie D. Serie D, Serie C, Serie B. Serie B, Serie C, Serie D. Questo, vabbè. Questo vuole fare. E che cosa devo pensare? A dispetto di quello che dice lui in conferenza, no, non guardate solamente le plusvalenze. Guardo solamente le plusvalenze e non mi dire che tu investi tutto solamente addosso al Perugia e non prendi un euro di quello che guadagni. Ma che? Perché queste sono affermazioni, no? Te le ricordi? Sì, come no? Ma lui sta aspettando, te lo dico io, lui che sta aspettando. Lui sta aspettando che con i fondi dello stadio ci prendi i soldi e poi si manda a far culo il Perugia e lo consegna al comune di Perugia. E poi arriverà il prossimo acquirente, chissà chi ci avrà veramente dei potenziali per poter risanare una società che ormai è finita nel baratro, e lui arrivederci e grazie, e noi tifosi stiamo qui a soffrire.
Perché Tra noi non ci l'altro, meritiamo rispetto. Questo non è rispetto. Mauro mi sta scrivendo, diciamo in chat, rigore negato al Perugia gigantesco. Quindi forse probabilmente è riuscito a vederlo, dice rigore negato gigantesco. Ora, ovviamente, io di solito quando succede questo devo sempre vederla. Però mi fido sulla parola, nel senso che io non riesco a vederla, quindi non posso dire se sì o no. Però mi baso su Mauro e dice, rigore negato gigantesco. Non penso. Ovviamente, come comunque sia, perdi, scendi di categoria e ci sono, diciamo, delle squadre con un altro livello, molto, molto più basso, e ci sono anche dei livelli molto più bassi anche sugli arbitri, c'è da dirlo, no? Certo, Cioè, ovvio. voglio dire, anche in Serie A e anche in Champions si lamentano. Vuoi che in Serie C non ci stanno comunque arbitri pessimi? Ma Voglio di sì. soprattutto in Serie C, ma soprattutto in Serie C, soprattutto. Dice Ale, mamma mia, state partendo male. Ma malissimo, Ale, perché comunque sia, se tu vedi il radar che mi sta bloccando ogni volta, sto sclerando anche col radar, è 0-2. Io sto a 0-2. provare a ricaricare la pagina, non si carica, ragazzi. Sto a provare a ricaricare la pagina. Ah, niente. Non va, proprio non, il sito non va. Dice Cioè, Ale io. che è d'accordo con me, Ale, sul fatto che se tu vai a rimpicciolire uno stadio, che poi tra l'altro aveva anche più posti rispetto a quelli che voleva, è un segno appunto di quello che dico io. Tu non ci vuoi proprio andare, che è un'altra Ma lui cosa. non ci vuole andare, ma lui non ci vuole andare, Ma a lui non solo non ci vuole andare in Serie A, ci vuole andare manco in Serie B quest'anno, perché quella è l'aria. no, ma lui infatti vuole, capito? Lui vuole sprofondare, lui vuole sprofondare, se è questo che ha deciso di, se aveva già deciso questo, bastava dirlo, eh. Io non capisco come una bandiera come Comotto, direttore generale Comotto, come abbia scelto di sposare una causa di una società fallimentare, una società fallimentare, con tutto il bene che voglia Comotto, ex capitano dal 2013 al 2016 che ha militato questa maglia. Come fa un Giannetti che ha portato il Frosinone dalla Lega Pro come questa alla Serie A? Io non capisco. Io non capisco. Signori miei, non capisco. Sentite, raga, per quanto può essere. Ah, qui c'è l'intervallo comunque. Ah, ti do le, diciamo, le statistiche. Ah, ok. Dammela, va. Allora, praticamente gol, va bene. 0 Perugia, 2 appunto il Fono. Attacchi pericolosi. Ascolta bene qui, eh. Attacchi pericolosi, 22 per il Perugia e 10 per il Fano. Quindi vuol dire attacchi pericolosi che hai creato, ma roba che non fa differenza, poca precisione. Invece loro su 10 attacchi pericolosi, 2 sono gol. Tiri fuori dallo specchio 6 per il Perugia e 6 tiri per il Fano. Nello specchio, ascolta bene, Kartal. Tiri nello specchio per il Perugia, uno e dico uno, e tiri nello specchio per il Fano, sei. Ma basta, non continuare, non continuare. Quindi probabilmente i 22 attacchi pericolosi sono fuori dallo specchio, fuori. Per favore, non parlare più. Mi basta così. Quindi la statistica a me va bene, non mi sto a vedere la partita, poi mi vedrò tutti gli highlights e tutto il resto come riesco a vedere, però a Sì. me la statistica mi dice questo, mi racconta proprio la partita praticamente. Ciao Diego. No, no, Sì, ragazzi, non. dice Mauro, fine primo tempo, sì, forse. Sono tipo 2 minuti che è finita Non intervengo manco dove dovevo intervenire, non ce la faccio, sarei troppo poco lucido. Mauro, secondo me sì, di cosa? Io non intervengo da nessuna parte, cioè ho avuto a fare una cosa, un intervento anche per voi.
Non lo faccio perché sono poco lucido. Ale, che comunque è obiettivo, no? Come dici tu, sei coinvolto, quindi diciamo che l'obiettività, diciamo, non è il massimo. Ci sta Ale, che non c'entra niente col Perugia, no? E ci dice, ci legge, io leggo. Santo Padre, si fa questa domanda, però ho capito qual è l'idea sua. Perché Santo Padre ha comprato una società con una piazza importante come Perugia? Se poi non ci vuole investire ed anzi, vi vuole far tornare nei bassi fondi. Guarda, Vale, bella domanda. E Bella dice domanda. appunto Mauro, secondo me sì, vuole portarci in Serie D. Raga, io non l'avevo mai considerata sta cosa, ma se tanto mi dà tanto, ragazzi, stiamo con il fano. Quando ci stanno i playoff, che fai? Te lo dico io. Nei playoff minimo ci sono le squadre che comunque danno veramente il sangue per andare in Serie B. E dove cazzo vai così, oh? Poi dici perché poi cerchi di trovare sempre la lucidità, devi mantenere la calma, devi essere tranquillo, devi essere pacato, devi essere tranquillo, dare tanto di cappello a tutto quello che è stato fatto. No, raga, non mi chiedete più che sta. Da adesso un po' il piano di guerra è partito, era già partito con la finale playout. Ormai non ho più voglia nemmeno di ascoltare. Cartel, tu pensa che bel weekend che mi sono passata io tra ieri e oggi. Mamma mia. Mamma Aspetta, mia, aspetta cioè io non un so. attimo. Allora, tanto che state tanto in chat, adesso non parlo un attimino. Se vuoi muta perché ce l'ho con qualcuno che sta offendendo, a te e a me. Quindi muta. No, se offende pure a me, vai, vai. Dimmi, dimmi. Allora, tanto per cominciare, visto che la donna non capisce un cazzo di calcio, parla per tua madre. Visto che fai tanto l'esperto di calcio, che stai da 4 ore a rompermi i coglioni, fanno nel cuore, fanno nel cazzo, fanno nell'anno del buco del culo. Hai Ah, ma cagato è un'altra. Ah, ok. tutto. Sì, è l'ennesimo. È dell'altra tifoseria, ora No, capisco. ma non solo, a parte che uno se ne è uscito con una frase che è meglio che non te dico, te dirò in privato perché non la ripeto qui. Allora, se state qui per fare discorsi intelligenti come Diego e come altri, Melchiorri purtroppo non si sa che fine ha fatto. Sarà Allora, sicuramente venduto. da noi comunque i tifosi avversari sono ben accetti, assolutamente. Ma io non mi sono mai permessa di dire un cazzo negativo su Fano, eh? Io non sto a discriminare né offendere Fano No, appunto. come squadra. Non ho E mai offeso nessuno. io questo non lo faccio mai. Che si chiama Serie B, Serie C, Serie D, quello che ti pare, terza categoria, a Appunto, me non sì. interessa niente. Io non offendo manco quello della terza categoria. Perché già il No, fatto sì. che tu sei una squadra. Hai la tua dignità come squadra. Però Esatto, noi sì. stiamo parlando e riferendo al fatto che comunque sia il Perugia è scientificamente provato anche per un qualsiasi tifoso del Fano, il fatto che sono due livelli completamente diversi. Esatto, no, no, Quindi vabbè, basta noi, e poi questo. tra l'altro noi abbiamo fatto un discorso e ci siamo incazzati con la nostra società, con il Infatti. nostro presidente, con i nostri giocatori. Quindi il fatto già che una persona viene qui a insultare, eccetera, eccetera, già non ha capito un cazzo di quello che stiamo a dire. No, a parte quello, no, dico, se voi siete venuti qui, allora, gli insulti sul personale, tanto per cominciare, ve le ficcate nel culo. Con me ci avete poca strada, perché se fate insulti sul personale, con me prendete la strada per vaffanculo diretto. Ecco qua, Aspetta un vaffanculo attimo, diretto. Cartal, aspetta, Io intanto ragazzi mi faccio una piccola pausa. E ritorno appena ripreso appunto il Secondo secondo tempo. tempo. Sì. Quindi, chi va sul personale siete solamente degli idioti. Ovviamente sto da te, Ah, ok, se stai vuoi stare da me, lontano. così puoi anche moderare la chat e aiuti a Ermi, poraccio, che sta qua tutto da Ma solo. no, ho preso diciamo la pausa del primo tempo, però dell'intervallo, però posso parlare, vai. No, dico, se gli dai anche la mano a Ermi a moderare la chat, appunto, perché poverino non ce la fa forse da solo, perché sta eliminando pure lui, poraccio,
e da solo lo sto vedendo che fa difficoltà. Sul personale mi hanno dato tutti a fanculo. Se volemo sfottere la squadra, sta bene, è giusto. Quando perdi 2-0 con una realtà come il Fano, nulla togliendo rispetto al Fano, perché non è una cosa contro il Fano, perché comunque il Fano, il Perugia doveva vincere a testa bassa, a casa soprattutto, perché stai anche in casa, non è che stai a Fano, stai a giocare al tuo stadio, davanti al tuo pubblico, anche se non c'è, mi sta pure bene. Ma che voi andate sul personale e offendete sul personale, siete pregati di levarvi da fuori dai coglioni. Punto e basta. Qua c'è stato lo spottone generale, ma Però sta bene, certo, lo io spottone. comunque carta la penso una cosa diversa, nel senso che comunque sia, se sono venuti per insultare, quello che volevano ottenere è la tua risposta. Quindi Sì, ma infatti io tanto l'ho bannato di tutti. andavano direttamente bannati e proprio non calcolati No, totalmente, no, sono quindi stati io. bannati, Sono stati alcuni, sono stati abbastanza Ah, bannati, appunto, e tranquillamente, grazie a ok. Erni che Però fa un siccome lavoro. che ci sono deficienti che fanno bravate appunto per ottenere questo, io di Sì. solito non do questa possibilità, ecco. Ah, beh, sì, no, perché siccome però, allora, una volta sì, 2 volte sì, 3 volte sì, alla quarta ho preso provvedimenti. Ah, ok. Perché un conto che lo fai una volta, un conto lo fai due, lo fai tre, lo fai quattro, lo fai cinque. Alla sesta però te devo rispondere male. Se fai l'idiota io ti rispondo male. Perché io ho sempre stato un tipo che lo sfottò l'ha sempre amato, quindi sono stato sempre il primo a sfottere come non mai. Quindi non è che... Però non vado sul personale della propria persona, mai andato. Quindi lo sfottò ci sta. Grazie, Erni. Brava Lucia. Vedi quella Lucia? Te ne stanno, vedi, ho già gente a sfotte, Ah, ok, non lo so che c'è, cioè, non so che c'è Lucia perché non seguo la chat. vedi? Sì, sta qua in chat anche Lucia. Ciao Lucia, intanto. Basta sfotte, perché sul personale non me la sta bene. Sulla squadra, tanto ormai siamo dei polli! Siamo dei polli! E questo, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti, veramente una cosa vergognosa. Vergognosa come una società così importante, così per nome, per tradizione e per storia, abbia fatto uno schifo assurdo, veramente uno schifo assurdo. E non ci inventiamo adesso perché potevamo giocare con una settimana in ritardo, se ci fosse stato lo sciopero. Avremmo fatto praticamente ancora la campagna acquisti e quindi saremmo stati più preparati. No, signori miei, no. No, perché con il Fano tu oggi dovevi demolirlo il Fano, dovevi far vedere chi è il Perugia, ma siccome tu non ce l'hai le palle, non ho capito. E va bene, ok, non do la colpa a Caserta, è la prima, per carità di Dio, Caserta non gli sto dando ancora colpe, solo per il momento non gli do le colpe perché è la prima sulla panchina e sono sicuro che non ha colpe. Anche se la sapete tutti, se andate a rivedere i vecchi video, io sono sempre stato a favore di altri allenatori. Mi ero già Sì, esposto su ma questo, sapete benissimo. anche parlando di questo, no? L'allenatore conta poco se poi ti smontano una squadra. Nel senso che comunque sia, sì, deve comunque essere bravo a portare il meglio dei giocatori che ha a disposizione. Però sul fatto del mercato, cioè, essendo che comunque ti ha venduto i pezzi migliori, un po' di difficoltà la trovi da lì, insomma. Infatti anche adesso a Willy stavo dicendo, diceva ma Melchiori forse lo vende, Willy lo vende. Lui dice che perché male fisicamente non sta, ok? A livello fisico non è uscito nessun comunicato che Willy stia male, che Melchiori stia male. Infatti non ho capito perché non puntava sull'esperienza appunto di Melchiori. La cosa infatti mi puzza. Ha fatto giocare subito Murano che è arrivato da quant'è? Una settimana probabilmente. Una settimana probabilmente. E questo è quanto, ragazzi. Questa squadra veramente è allo sbando quest'anno. Speriamo che l'Even Sport della prossima settimana ci possa offrire un servizio migliore, perché altrimenti comincia a smadonnare. Appunto per vedere anche con i miei occhi lo schifo che stiamo facendo. Questa società, ragazzi, non merita più un rispetto
Io ormai le parole d'affetto sono finite per questa squadra. Ah, gioca alla fine Melchiorri. Un tempo, infatti, non penso. Ciao Marco, intanto. Non lo so se sta giocando la gara, ve l'ho detto, io la partita purtroppo non la sto guardando. Quindi non lo so. Non lo so. Non so perché purtroppo è le partite, poi chiederò a tutti se l'hanno potuta vedere sta partita. Vergognoso, vergognoso, indecoroso e quant'altro. Un'app dove tu paghi e poi praticamente paghi per non vedere un cazzo di questa partita, non ho capito anche come si possa dare un servizio a pagamento di questo tipo. No, Alessandro, dovrebbero stare 2-0, era finito il primo tempo, dovrebbero stare 2-0. Io ho letto prima 2-0, quindi non lo so. Sono abbastanza stufo di tutto. Tutta questa situazione, ragazzi, io sono veramente stufo, 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 non ce la faccio veramente più. È una stagione veramente che è partita male. Non è questione di tanta pazienza, caro mio. È che dall'anno scorso che si sta soffrendo come malati di mente. Non ci si fa proprio più. Ragazzi, scusate un attimo, io arrivo subito.
Stavo appunto parlando con tutto grifo. Signorina, stavo parlando appunto con tutto grifo. Sono intervenuto 5 secondi. Ho saputo adesso il 2 a 1. 2 a 1. Pare che praticamente sia stato fatto il 2 a 1 da parte, diciamo, appunto del Perugia al gol di Juan. Praticamente su un tiro appunto al palo di Melchiorri, eccolo là. Ecco dove io dicevo appunto che Melchiorri era fondamentale in tutte le partite, perché era fondamentale in tutte le partite. Eccolo qua. Lo so, stavo perdendo infatti appunto un pochetto tutto, però ragazzi, eccoci qua. Mi hanno appunto chiamato, sapevo che dovevo fare questo piccolo intervento, non ce l'ho fatta a farlo in tempo perché non me la sentivo, però non posso dire no appunto a questo impegno che faccio appunto con tutto grifo ogni settimana. 2 a 1 e adesso speriamo bene. Juan, sì, 2 a 1 sulla respinta appunto di Melchiorri. Ora speriamo che questo sia l'appiglio per poter fare subito il 2 a 2 e immediatamente il 3 a 2. Perché non accetto oggi di subire questo 2-1 da parte del Fano, con tutto il rispetto che l'anno scorso si è salvato all'ultima giornata, ragazzi. Si è salvato all'ultima giornata il Fano. Ricordatevelo, si è salvato all'ultima giornata. Non so quanti di voi l'anno scorso hanno seguito la Lega Pro. Quindi, carissimi amici miei, purtroppo adesso dobbiamo riprendere subito e macinare subito, immediatamente punti, subito a fare gol immediatamente. Vediamo un po' che cosa succederà a questo punto fra poco. Io mi auguro appunto, poi se Eleven Sport mi farebbe vedere almeno manco il secondo tempo, almeno quello, manco quello. Non è una storia che può andare avanti così, ragazzi, ma io non è storia che può andare avanti così, dai. Non possiamo continuare a fare queste figure di merda con campi da tutte le parti, con un Fano che appunto aveva l'anno scorso, si è salvato all'ultima giornata. Il Fano si è salvato all'ultima giornata e noi stiamo qui oggi a tribolare con una squadra che si è salvato all'ultima giornata. Non lo accetto, non lo accetto. Signorina, 2 Eccomi. Sì, a 1. ho visto che comunque è arrivato il gol. Sai di chi? Sì, ti sento. È che io purtroppo sono dovuto andare immediatamente da tutto grifo, No, da Ettore che ti saluta. dicevo il gol. Chi l'ha fatto? Ah, Juan. Ah, ok. No, perché la saluta anche Ettore, appunto. Mi ha chiamato Ettore che purtroppo era No, dopo disperato. sono praticamente. Cioè, sono andata anche A me mi ha chiamato in diretta, purtroppo. E lo sapeva che stavo, non si ricordava che stavo in diretta live. Ho dovuto solamente, praticamente, non so se l'hai sentito, ma anche lui è molto agitato per questa situazione veramente sì, vergognosa. l'ho sentito. Ah, ok. Quindi hai sentito che è l'umore un po' di tutti, questo umore Sì. abbastanza. E Diciamo che la pensiamo tutti allo stesso modo. come avete sentito, ha detto che anche lui di cacciare i soldi. Non so se hai sentito la frase che anche lui di cacciare fuori gli attributi, soprattutto, che infatti questa squadra purtroppo non ha. Questa squadra non ha. Intanto il palo è di Melchiorri, eh? Quindi pensa poi il tuo giocatore preferito, prende il palo e ribatte subito Juan. Quindi questo significa appunto che quanto è importante. Quindi era entrato. Sì, no, giocava da quanto ho capito, giocava, quindi, e non lo sapevamo. Ah, ok. Vabbè, io ho Purtroppo non è visto. colpa né mia né tua, è colpa solamente. No, io non è che ci sono 360.000, diciamo, siti. Quello Sì, mi infatti. dava e quello ho detto. Infatti, la prossima volta toccherà sentire la radio, te lo dico io, tra pochetto ritorneremo alle radio. Visto che fanno tutti questi siti streaming e poi manco si riesce a vedere la partita.
su Eleven Sport, Vittoria, Eleven Sport che però non funziona e molti di noi non la stanno vedendo. Io non so quanti stanno vedendo la partita, ma siamo in pochi a vederla perché purtroppo Eleven Sport fa veramente schifo che in tutta la partita non si è riusciti a vedere una partita. Tra un pochetto veramente ritorneremo alla radio, che forse la radio probabilmente una volta si portava la radiolina, te l'ascoltavi alla radio e sentivi tutto il calcio minuto per minuto e non perdevi niente. Invece adesso, purtroppo, con tutti questi siti streaming. Ah, ok. No, no, infatti, esatto, Sheld, tu paghi per non vedere nulla, per non vedere nulla. Veramente una vergogna, hanno preteso perché hanno preteso 70 euro all'anno, questi si sono presi 70 euro all'anno, non sono tanti ma non sono nemmeno pochi per offrire un servizio veramente mediocre, Ma servizio infatti io mediocre. non so il prossimo mese se continua così che non riesco proprio totalmente a vederlo, non lo faccio. Io guarda, dalla prossima, io guarda, mi auguro, tesoro mio, che la prossima partita andiamo allo stadio a vedersela. Almeno così. Quella Sì, in ho trasferta, capito, ragazzi, però trova a la radio. prescindere tu paghi un servizio, allora se io tra il non vederlo e non vederlo e pagare, preferisco non vederlo, punto. Cioè, Questo sono senza ombra di dubbio. Ma, Albè, lasciamo perdere. Grazie mille, Sergio, grazie mille per la donazione, mi dico Sergio, grazie mille, grazie, grazie di cuore, grazie veramente. Questo fa morale a un grande amico, appunto, te voglio bene pure io, Sergio, ma purtroppo qui si perde 2-1 con il Fano in casa, con l'ultima squadra che l'anno scorso praticamente aveva lottato per non retrocedere in Serie D e questi praticamente stanno vincendo 2-1. Quindi Ale, comunque c'è la possibilità appunto di ribaltarla, però non si sa. Per esempio, per come è andato il primo tempo, 0-2, era un po' improbabile. Adesso comunque sia, è stato fatto il primo gol, quindi comunque per riprenderla basta ancora un ennesimo gol, quindi è fattibile. Quindi speriamo. l'ultima speranza è morire, no? L'ultima speranza. Anche se, come mi hai insegnato tu, chi muore di speranza muore cacando qui. Ma chi? Lei, ti ricordi questa battuta, no? Chi campa di speranza, le pile speranze, io non Veramente io ce sono più la speranza dell'ultimo a morire, l'ho. Lei per la ecco. speranza è l'ultima a morire. Ma infatti io ci muoio oggi io muoio in diretta, se veramente. Al solito lo pensiamo uguale, insomma. Ecco, ma io direi che l'ultima speranza è a morire. A me sicuramente allora mi vuoi proprio morto, perché per me rimane la morte, rimane. Te lo dico io. Te lo dico chiaro e tondo, io mi sento la morte vicina in questo momento. Perché è una cosa veramente vergognosa vedere una squadra in casa perdere 2-1, 2-1, 2-1. Con una squadra che stava retrocedendo l'anno scorso. Stava retrocedendo l'anno scorso. Ma Pascal, non so come va la partita, purtroppo non la sto vedendo, come ripeto, che purtroppo Eleven oggi non ha offerto un servizio veramente adeguato alle aspettative di tutti i tifosi che seguono la Lega Pro, e non dico solamente il Perugia, perché comunque ci sono anche altri tifosi di altre squadre che purtroppo non stanno vedendo le partite. Io mi auguro che altre partite si vedono, perché noi non riusciamo a vederla. E come vi ripeto, la prossima volta mi toccherà con la radio. Una cuffia sentirò, farò la live e con una cuffia sentirò la radio, perché è l'unica soluzione forse che resta in questo momento. Perché aggiornamenti, non so, radar, che cosa aggiorna nel tuo minuto e risultato? Che dici? Aspetta, allora, mi dà praticamente 57esimo. Ok. E?
E un altro giallo di Away, quindi mi sa che stanno con un uomo in meno. Dovrebbe essere espulso, se è stato già ammonito era espulso, sì, esatto. Con due praticamente due cartellini gialli. Ma sempre 2-1 comunque? Sì. Sempre 2-1 ragazzi in casa. Al 58esimo, sì. Al 58esimo. Quindi ancora non si riprende sta partita benedetta, non si riesce a riprendere sta partita No, benedetta. attacco pericoloso addirittura del Fano, quindi. Ah! Lei mi delizia oggi. Lei Sì. è peggio della canzone di Gabriella Ferri. Oh. Te posso dare delle coltellate. Questo è veramente proprio delle coltellate per il Perugia mi sta da oggi. Adesso Sì. funziona l'Even. Vediamo un po'. Gianluca dice che adesso funziona. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Magari. Vediamo. Aspetta, c'è lui che adesso io provo a rientrare. Ma boh, non lo so, aspetta un attimo che ci riprovo, che se fa, magari fossero sante le tue parole, guarda. Fossero sante le tue parole che veramente riesci a entrare, a quel punto sarebbe veramente da seguire l'ultima. A me non funziona ancora l'Even, ok, Lucia, manca a te. Mo vediamo a me, ma non credo, raga. A Sto te te provando sono lì. pure Prova io sto provando anche io. Boh, anche tu. vediamo. Vediamo un po'. A qualcuno dovrà prima o poi funzionare. Ragazzi, a voi vi funziona, meno male perché neanche a te, Vittorio. Ok, Gianluca, a te ti funziona. 2 a 1, ok, che vergogna. Sì. È una figura di merda. Ci puoi scommettere, guarda, Nicolò. Ci puoi scommettere. Ora ragazzi ve lo dico se sapete, ma non credo che sapete qualcosa. No, ma è vergognoso sto sito. Veramente vergognoso, proviamo a vedere. Niente. Ok. No, raga, niente. Eleven Sport ha deciso di non funzionare. Di non funzionare. Ok, così accettiamo una cosa che tu paghi, come appunto diceva appunto, e non ci sta offrendo nulla. Non ci sta offrendo nulla. Nessun tipo di servizio Eleven Sport sta offrendo. Niente, niente, io ho provato a rientrare, proprio a cedere proprio solo. E niente, non mi fa cedere. C'è qualcuno che comunque mi hanno avvertito adesso che c'è una contestazione molto animata fuori da Renato Curi della Nord. Ma tu hai sentito quando io ti dicevo che dovevo fare quella stories dove io già ti dicevo di questa cosa qua. Ecco. Sì, secondo me, certo. Era una cosa, diciamo, pacifica. Ovviamente, se tu ti vedi una partita del genere, dopo tutto quello che comunque ci siamo subiti l'anno scorso, è normale che mo più di tanto civile non sarà. Ecco. Beh, assolutamente. Ma io, ascolta, io penso Ma che tu. te le stai andando a cercare tu proprio come presidente? Ti faccio una Oh. domanda anche a te, no? Tu che sei tanto romantica del calcio, appunto, no? Lo ami. Sì. Vedere una cosa del genere, veramente, quanto fa male? Anche una persona tranquilla come te penso che sta perdendo la pazienza in questo momento. Allora, io sto cercando di... Allora. Visto che tu dici che sono romantiche del calcio, che è tutto quello che avete sempre saputo, io in questo momento sto cercando di far ragionare più la testa, più l'obiettività e più il realismo. Perché se io non mi aggrappo al realismo e quant'altro, è normale che una romantica come me ti dice, ti ammazza. Una cosa del genere ti ammazza totalmente. Perché inizi poi ad essere veramente rigida, veramente fredda, a non credere più nemmeno nello sport che è più bello del mondo. Uno sport che comunque sia ti fa andare anche fuori dalla realtà, diciamo dal quotidianità,
dalle rogne che comunque ogni persona, perché non ce n'è una persona che ha una rottura di cazzo nella vita. E questo bellissimo sport che comunque ha fatto appassionare tantissimi, e ad oggi posso dire che sono appassionati gli uomini quanto anche tantissime donne come me, sono diventate appunto, o lo sono sempre stati, diciamo, appassionati del calcio, pur essendo una ragazza, ti fanno cascare, diciamo, questa passione, inizi comunque sì ad avere un atteggiamento diverso. Un approccio diverso al calcio perché comunque sia c'è sempre quella persona che per soldi comunque questo calcio lo sta uccidendo. In particolar modo, mi permetto di dirlo, in Italia. Sì, Calcio italiano, certo, senza esatto. ombra di dubbio. Ma io, voi sapete tutti, ormai non mi sono mai nascosto, non mi sono mai nascosto, lo sapete che io ho giocato appunto 3 anni nella primavera, negli anni d'oro poi, diciamo. Non ho mai visto un Perugia così arrendevole, non ho mai visto una struttura del... Una squadra così imbarazzante, perché è vero, il Perugia ne ha passate tante, poi ha subito, dopo l'epoca Gaucci, ha subito due praticamente fallimenti uno appresso all'altro. Però io penso che questo fallimento, ragazzi, non lo so perché, è un qualcosa veramente brutto, è un fallimento brutto. È vergognoso come una squadra non riesca a fare di sé una vittoria che doveva farla ad occhi chiusi. Doveva farla a occhi chiusi, perché questa vittoria tu la devi fare a occhi chiusi. Non puoi stare lì. Io, Cartel, mi permetto di dire una roba. Vai. Meglio, ma molto meglio, a parte che non c'era proprio il paragone in generale, però se devi preferire, preferisco un presidente in generale che comunque pur di vedere la propria squadra, perché ne sono il proprietario, in alto. Poi alla fine vado a fare, diciamo, dei debiti perché comunque sia vado, diciamo, a voler il più di quello che mi posso permettere, no? Certo. Piuttosto che vedere un proprietario invece che fa di tutto per vedere appunto la squadra andare giù. Ovvio. Quindi Adesso però dai. tra i due, cioè tra le due situazioni, un conto appunto un presidente che vuole il bene e quindi tira la cinghia di più di quello che si può permettere, piuttosto che uno che smonta tutto. Comunque, al 66esimo 2-2. In questo momento, tra l'altro, con questi aggiornamenti mi sento più una Simona Ventura a quelli del calcio che altro. Però io, 2-2. signorina, signorina, adesso si incasserà. Altro cartellino giallo. Signorina, mo si incasserà. Guarda Dica. il mio stream IARD, ho sottolineato un messaggio. Ma come fai, diciamo, dopo quello che ci siamo vissuti io e te ieri, Ale? No. Tradimento in piena regola. Vabbè, Chi ha segnato non lo so, purtroppo, ragazzi, non lo so. 2-2, sì, Cubretta ci ha aggiornato in tempo reale 2-2, eccolo qua, sì, quindi chi ha segnato, ragazzi, non lo so. Signorina, lei sa qualcosa quindi che ha... comunque è pareggiato e il sito è mongoloide perché in ogni praticamente. Melchiorri, dicono, no? Melchiorri. No, ti sto dicendo una cosa. Il mio sito dove io metto il radar mi dice goal away, goal home, cartellino giallo home, cartellino giallo away, cartellino giallo away, cartellino giallo home, cartellino giallo home.
quindi sono nomi a caso, cioè nel senso. Ok, allora affidiamoci a quello che dicono, a Aspetta Melchiorre. che... No, no, ti dico io che sto aprendo un'altra pagina. Ale, io te la lascio a te a Cubretta, te la vedi tu con Cubretta, guarda. Aspetta che vado a leggere, È pericolosa? eh. Eh sì, dopo questa. Dopo questa che ho saputo, mamma mia. Che dispiacere. Melchiorri, Samu? Melchiorri, tutti i Melchiorri, ok. Allora, Melchiorri, ma io lo dicevo che è l'Hulk della situazione e deve rimanere, Adesso il 3 a 2, speriamo, quindi. Allora, almeno. al 47, sì, infatti Kwan ha fatto il gol e Melchiorri al 67esimo. Invece i gol non erano di Away, ma bensì di Roberto Marino al 14esimo e Vincenzo Ferrara al 34esimo. Ah, ecco. Marco, che ti mando il link, bello mio. Nemmanco io la sto a vedere la partita, Sì, caro Marco. infatti. Però Che ti mando? Manco io la sto a vedere. ti dico, non ti fare Eleven che l'ho appena fatto, non si vede niente. Cioè, Che no che ti non faccio, Marco mio? Io si te lo farei volentieri, te lo metterei il vede. link Non con lasciati tutto il proprio, mi cuore. diverto. Gol di Melchiorri, che vuol dire? 3 a 2 o 2 a 2? Regà. Non mi fate più la paralisi. Quando dite gol Melchiorre, aspettate, secondo la sto a vedere. 2 a 2 o 3 a 2? Perché quando dite gol Melchiorre, qua mettete paura. Ah, ok, ha detto comunque, vabbè, abbiamo fatto semipace, diciamo, con Ale, perché ha detto, lo simpatizzo, però quando gioca l'Inter la sostiene, diciamo, insieme a me in live e tutto. Quindi che simpatizzo è? Ha detto specialmente una roba, quindi non è un simpatizzare, su. Tu simpatizzi per l'Inter. Sì, nel caso 2 a che 2 quindi. non l'avevamo detto in live, però appunto Ale mi aveva detto che simpatizzava Milan e quindi c'è stata questa cosa. Vabbè, dai ragazzi, 2 a 2, non mi fate più i Oh, 2-2, l'hai ripresa, nel senso. colpi. Sì, l'abbiamo ripresa, ma non mi accontento. Ovviamente. Di certo non è che adesso sono contenta perché l'abbiamo ripresa, Buonasera, intanto Snake nell'azzurro. Ciao Snake, ciao Ste. Non è che ti dà felicità perché l'hai ripresa, sinceramente. Infatti 2 a 2 non è che ti consola, se veramente ti dico Sempre consola. stavi perdendo 0-2 e se non avevi fortuna Esatto. perdevi 0-2. Eh sì, vabbè. Sei al 71esimo. Allora, per dimostrarmi che comunque c'hanno voglia, devono fare il 3-2, punto. Se mi devono dimostrare qualcosa, devo essere contenta di questa partita, devono fare un altro gol per fare il 3-2, punto. Allora lì hai fatto qualcosa. Per me adesso non hai fatto niente. Infatti col 2-2 non hai concluso un cazzo, perché hai preso un punto che non ti serve un cazzo. Allora, Ale tifa tutte le squadre tranne il Napoli in Europa. Io Reale, te l'ho A detto, in Madonna, Europa ti fa tutto. tutte. A Madonna, le tifo Vabbè, penso tutte. tutte le italiane tranne appunto io Reale. Ale, mi puoi dire tutto tranne la Juventus, a te prego. Altrimenti Ma da come si era qui messo a 2-0, 2-2, no, non mi accontento lo stesso, raga. Non mi accontento. Mi c'è. dispiace, non mi Assolutamente accontento. no. No. Non hai fatto niente Per come si è messa, raga, pure se si era per me. messa Tu devi diversamente, fare ma comunque non il gol 3-2, appunto. Così è. mi accontento. Hai solo una cosa che puoi fare, devi vincere, basta. Ciao Ale, benvenuto all'altro Ale, appunto Forza Castello. Voi purtroppo oggi, andate, ieri vi ha detto male con la Lazio che ha vinto 2-0. Ci vede anche il nostro ex Guglielmino. Guglielmino. Vabbè. Il nostro Guglielmino vicario che purtroppo ormai, penso che ormai rimanga da voi. Ormai i ricordi del passato, purtroppo. Sì.
Sono quelli del presente che mi preoccupano. Ma il presente è brutto a vederlo così, veramente. Oddio Vabbè, mio. dai, Alessandro, senza Racia non si va da nessuna parte, ma comunque il Cagliari è un bel organico. C'è un Simeone che secondo me può fare abbastanza bene. Non credo che il Cagliari non sia una squadra. Negli ultimi anni il Cagliari sta veramente emergendo sempre di più. Quindi secondo me, tempo al tempo. Poi avete, sì, due partite a un punto, ovvio che siete abbastanza scontenti, però dai, io non direi di essere così scontento. Ci vuole tempo, come con tutte le cose. Secondo me, spero che Alessandro, Miro e Alessandro e l'altro Alessandro non si offendono, ma io la panchina di Francesco ad un Cagliari, scusatemi se ve lo dico, non l'avrei mai affidata. E perché? Io, come? E perché? Ma perché ti dirò, tesoro mio, io non sono un grande estimatore di Eusebio Di Francesco, non mi è mai piaciuto come allenatore. Al Sassuolo non puoi dire che non ha fatto bene. Sì, però io guarda, se fossi stato il Cagliari avrei puntato a un De Zerbi, che sicuramente è molto più valido. Per me è vero che nella Roma non ha fatto granché, anzi, ha raccolto solamente i frutti che comunque ha fatto Spalletti, però comunque sia, squadre tipo Sassuolo comunque fa bene. Sì, vabbè, io lo dico, io con tutto l'estrema, con tutto l'estremo affetto che ho per i tifosi del Cagliari, perché so che mi seguono tanti anche amici appunto di Miro, come Ale appunto che è proprio tifoso del Cagliari, io ho detto la mia. Io, se fossi stato il Cagliari, oserei, ve lo dico, oserei a prendere anche un De Zerbi. Secondo me è molto più valido di un Eusebio Di Francesco. Poi ognuno ha i suoi punti di vista. Questo è il punto di vista da uno sportivo che vede da fuori le squadre. E per me, per un Cagliari, se fosse stato preso secondo me un De Zerbi, sicuramente il Cagliari con la rosa che ha oggi poteva ambire a molto di più. Grande Federico Melchiori, dai Perugia, speriamo. Speriamo. Diego, non lo so. Dice Joelle nella tua chat che appunto come si era messa la partita, dice che il pareggio va bene. Sì, per carità, perché quello sì, quello sì. Sì, però secondo me è come, cioè il pareggio per me è un tappabuchi. Mentre un vantaggio, un 3-2, mi dimostrerebbe un qualcosina in più. Speriamo, regà, che si vince, ma ho risposto anche a Sergio che purtroppo non so. Oh, ciao Benevento, oddio che è, Vincenzo Pio. Chi è dei due del canale? Ciao ragazzi, belli. Ieri avete vinto 3-2. Mi è stata a far vincere la schedina. Grande Benevento, ieri ha vinto 3-2 con la Sampdoria, appunto. Grande Benevento che veramente ha cominciato anche molto bene. Ah, Vincenzo, ciao Vince. Purtroppo pareggiamo, Vince, 2-2. Ti saluto anche a te, Vincenzo, eh. Ciao, ciao. Oh, intanto siamo al 76esimo, volendo si potrebbe fare. Beh, ma ancora è tutto sulla carta. Però io te lo dico, così non vedendola mi si prenda male. Mercoledì, ah, beh, l'Inter gioca a Benevento? Non lo sapevo, Sergio, questa cosa. Ma il Benevento veramente è stata, l'anno scorso è stato una grande rivelazione, dove ha vinto tutti i record dei record. Secondo me il Benevento, ecco dove parlo di un presidente che veramente ha voglia e ha creduto fino in fondo di una, nella sua squadra e nei suoi ragazzi. Un presidente alla Vigorito. Beh, non mi Guardate puoi Vigorito. fare, vabbè, non mi puoi fare però sto paragone, perché Anche il stai Benevento in... ha passato quello che siamo passati noi, tesoro. Sì, però stai scambiando una cosa per un'altra, nel senso. Però io dico, entra con noi Allora, toccano te. un presidente che costruisce con un altro che distrugge, non puoi fare il paragone. Infatti, appunto, dico che era meglio che se ne andava e ci voleva un presidente come Vigorito al Perugia. Questo dico. Ma lui vuole la richiesta ufficiale? Lui lo so che Il vuole le richieste ufficiali. chef, il chef, che cazzo era? Vuole il chef? Però io so perfettamente che uno come lui. Facciamolo il chef ufficiale.
Io dico che Vigorito, nonostante tutto, al Benevento gli ha fatto uno stadio, ha sempre portato, ecco, Iago Falque, probabilmente anche Iago Falque gli ha portato, Iago Falque. Ti rendi conto questo presidente quanto sta investendo per loro? Ecco, quello che dico. Allora, praticamente ha detto Mauro che la pensa come me, tra l'altro, che ha detto ci vuole un gol, cioè nel senso non sa contento. Quasi gol del fan. Sì, sto vedendo, fa un attacco pericoloso. Ah, vabbè, raga, tanto non parlo, aspettate fine partita. Ha detto Ale, Santo Padre vuole il chef. One in faccia. Ha oh, Gesù. Ah, ecco, quindi il Milan sta a vincere. Ma si vede o no? No, Alessà, purtroppo non riesco a vederla ancora Fiorentina Sport. La mia schedina sta perdendo per il cazzo di Benevento, cazzo. Io invece l'ho persa per colpa del Milan. Ah, sì? Sa vincere il Perché cavi? Milan. Che avevi fatto tu uno? Io avevo messo X. Ah, infatti. Niente, regà, ancora Eleven Sport ha deciso che per tutta la partita mi ha fatto chiacchierare con voi. Ah, sì. E Ma la prossima settimana non sarà così, ve lo posso assicurare. che fai? Io Qualcosa mi dovrò inventare, me guarda. Stava sento. segnando il Fano, Rosi scandaloso. La Gianlu, ma ti sorprendi? Ti sorprendi da Rosi? Da quant'è che io ho detto in tutte le partite che ho detto che Rosi è un giocatore di merda? Quante volte l'ho detto? Quante volte ho ripetuto sta frase più volte anche nelle TV locali? Quante volte l'ho detto che Rosi è veramente scandaloso? Quante volte l'ho detto? L'ho detto che non è un giocatore da Perugia e non merita, secondo me, tutta sta stima. Sì, ma vuoi mettere che dà problemi un Rosi in Serie C, cazzo? Se dai problemi in Serie C, cazzo, ritirati. Ma tesoro mio, io te l'avevo detto anche a te che Rosi non era più un giocatore. Io ho Non detto hai quanti capito, volte. il livello è diverso, però. Appunto, dico che è un giocatore di merda. Se un giocatore come Rosi non riesce a fare praticamente un cazzo di campionato lì. Eleven Sport è una merda. E a voglia. Ha detto praticamente, oddio, Ale, che comunque ho visto, vede il Crotone già retrocesso. Cioè proprio così, proprio. Non ve fate sentire da Valex che se no va ammazza, ragazzi. Non andate a dirlo a Valex che va ammazza. Rosi è da Serie D, vince? No, vince. Non è, deve proprio appendere scarpine al chiodo. Lui deve prendere e mettere scarpine al chiodo. O alla peggio va a giocare in terza categoria. Insomma, sei gentile. Ah, tesoro mio, io non lo sopporto, Rosi. Non mi ha mai rappresentato Intanto pare che finisce così la partita perché sta all'81esimo. a me. No, no, Lus, non è da prima categoria, da terza categoria, terza categoria. Se gli dice bene, oppure facesse una bella cosa, se ne fa le scarpe da calcetto, se ne andasse a giocare negli Amatori, nell'Acli, in quei circoli praticamente dove non c'è campionato federale di FIGC. O dei dilettanti, proprio lui si può ritirare il calcio giocato. Albe, hai detto bene. Ma abbiamo battuto anche la Juve, non solo Inter e Milan. Il Perugia ha battuto anche la Juventus in passato. Sì, ma è ora di Ricordiamo. sì, però è ora di pensare al presente. Appunto, se questo è il presente. Il presente purtroppo è disastroso, no? Dice appunto, una squadra che vinceva così e si ritrova a giocare così. Ecco, al No. Pontevecchio probabilmente forse lo piano, eh? Forse lo prenderanno a Rosi, dai. Forse lo prenderanno, ma forse. Oh, Dio mio, che sto vedendo. Quanto manca? 82, 8 più recupero. Sempre 2-2. Mi sento Simona Ventura nel suo momento. Allora ragazzi, si chiamerà Cubretta Ventura,
strada, non so qual è, la presentiamo così in tutte le live. Cupretta avventura! Vabbè, raga, proprio una domenica amara in questa maniera. Angela salva sulla linea. Ecco. Azionato popolare. Io, caro Sergio, di mandare a quel paese, a quel presidente, l'ho già fatto più volte. Prima ho tirato fuori ho tirato giù di tutto nei confronti di lui. Ha Proprio. detto una cosa da censura, quindi peggio di così se muore. No, no, E comunque, assolutamente. Mauro ci dice che comunque sia ha recuperato Eleven. Ha recuperato, beato ragazzi, chi l'ha recuperato sta Eleven, perché a me mi si è recuperato manco per niente. Beato a voi. Se riesce ad aggiornarci su come gioca. Perché io, regà, non riesco. Se voi veramente dite che è aggiornato, regà, io non riesco a aprire manco una partita. Sono andato a vedere anche le altre, tipo Lucchese e quant'altro. Ma vuoi Niente. vedere che a me praticamente non mi è successo perché non mi ha fatto la registrazione? Vuoi vedere che a me non mi si è aggiornato per colpa dell'applicazione? Raga, no, scusatemi una cosa, io non ho aggiornato Ma che sta l'applicazione. bene? Ma quell'applicazione. A me mi ha richiesto l'email e password, ok? Mi ha richiesto Beh. email e password. Quando ho provato a spostare la partita, che sono a vedere se gli altri almeno si vedevano, praticamente mi ha detto, dice, vuoi acquistare? Io ho detto, io già ho acquistato, praticamente. Ve l'ho fatto pure E non te l'ha fatto nemmeno a te, però a me la Lucchese mi sarà fatto vedere la io. Lucchese, Sì, ma non adesso. c'entra un cazzo l'applicazione, quella è una pagina di internet. E allora scemo questo, allora scemo un testo. Ah, non c'entra niente. Ha detto praticamente Ale ha pronosticato Udinese 20esimo, allora Udinese 20esimo, Crotone 19esimo. Parma 18esimo con Tesoro? sto Ricarica la leggendo pagina. io. Sì, no, ricarica la pagina che si vede adesso. Pure a me si vede, raga. Che Ah, si sta a ok. vedere. Sì. Ti si vede? Niente, punizione non data. Finalmente, Sì, raga, si riusciamo a vede, si vedere. vede. Alleluia! Eccolo, dai, poi può essere che lo vedemo. E può essere pure che Oddio, segniamo, speriamo. ma come lo vediamo però, eh? Mamma mia, che roba. Come si vede di merda. Sì, beh. Segnato al 90esimo, sì, magari. Segniamo al 90esimo. Io sto a 96 e 5. 96 e 5, tu stai, Kick. 86, scusami. Ah, ok, io sto 86 e 04. Pensa. Vabbè. 86 e 11. Ma non sto vedendo un gioco chissà come, nel No, infatti sto a senso. vedere, sì, sto a I vedere. soliti, insomma. Sì, esatto, i soliti, sì, esatto. Io non ho visto niente, ma sto vedendo l'atteggiamento adesso del Fano. Tutti agguerriti, tutti così. No, io ragazzi stavo col preparatore dei portieri del Fano. No, comunque non sono contento. Non Grazie sono mille comunque contento. a Mauro che ci ha avvertito di Eleven. Infatti, grazie mille. No, no, non sono contento manco per niente. Gol De Rossi al 90esimo, cioè, ma per cortesia. Ma quale gol De Rossi? Questo nemmeno se l'ammazza. Altro che gol De Rossi. Gol de Rosi. Mamma mia. Non sono contento per niente, ragazzi. No, è peggio, Albè, è peggio di quello che pensi. Guarda, è peggio di quello che pensi. È una sofferenza che non finisce più. Ma più che altro quello che non capisco perché dove l'abbiamo lasciati l'abbiamo ritrovati se non peggio! Sì, tuffa dall'antro poi in area di rigore, eh. Stavamo a tuffa, stavamo, guarda, che mi tocca vedere. Andiamo a tuffare per cercare più a rigore, ma siamo veramente, ma siamo a sti livelli, siamo arrivati.
Beh, vincerà. il piedino ce l'ha messo, però ha fatto tutta una sceneggiata, Sì, esatto, appunto. Ma c'avete bisogno di sti mezzucci? cioè, tu stai guardando il fano, Sì, no, io sto guardando adesso che stiamo sempre in area di rigore no? noi, Ma tu però. guarda come giocano, dovremmo giocare noi così, con questo cavolo di aggressività, ecco. Esatto, perché loro riescono a chiudere tutti gli spazi, eh? Siete indietro? Eh sì, siamo indietro. A 88 e 08. 17. Ah, No, io 20, ok. io 20. Ma Ah, Madonna, ma che è qui? Attenzione, Ubretta Ventura dallo spazio di quelli che è il calcio. Ma che vinciamo, Ernie? Ernie, che poi vince qua? Manca la Coppa del Nonno, vince. Guarda, guarda Rosi, guarda, guarda che scandaloso, guarda quanto fai schifo! Mamma mia. Minuto state, raga? Io sto 88 e 50. Tu te so? 89, 89. 89, ammazza, qui diamo i numeri. Dai, giochiamo a tombola, dai. Ambo secco? Io sono al 90, ah, ok. A posto, raga, dai, giochiamo se ne ammo eterno. Che schifo Eleven Sport, mamma mia. Tutta la vita va, era meglio rimanere con Dazon a questo punto. Ci siamo tanto lamentati da Dazon. Sì, infatti. Beh, comunque la qualità rispetto a questo, cioè, È lascia. peggio, Sergio, è peggio della tua piastrella, Rosi, guarda, è peggio, guido, è peggio. Ma sarai deficiente? Battistangolo invece da aspettare, no? Questo è veramente deficiente. No, non va bene. Gioè, io il 2-2 non lo voglio. Lo capisci questo? Non lo voglio. Guarda, guarda, Inutile. guarda che piglio che c'hanno quelli del Fano! Porca puttana, ma guarda come cazzo giocano loro e quanto Guarda questi come ripartono giocavano noi! contro piede, guarda, guarda. Novantesimo, sì. Ah, vabbè, tu c'hai il ritardo, mo te lo vedi? No, tranquilla, ma puoi parlare, puoi parlare, puoi parlare, puoi parlare, dimmi, Vabbè, ma tu lo vedi, guardatelo! dimmi. Sì. Gua guarda che cazzo stavano a fare! Ma sai quant'è il recupero? Quelli del Fano, no, ancora no. Guarda, non spegne! Oh, a 90, a 90 e 40, a 40 sarà il recupero. Ah, ok, pensa un po'. Vabbè, Sì, gol, raga, dai, su, gol di chi? Al 93esimo di chi, dai. Dai, raga, per cortesia, su, non mi fate via i colpi inutili. Gol di chi? Di certo non nostro, guarda. nessuno, sta al 91esimo. A me vero uno sta avanti, gol magari, appunto, eh. Al 91esimo non si sa il recupero, o comunque non lo scrivono. Bello, Quindi per chi lo sta vedendo, fatti i cazzi tuoi, cioè, nel bello. Sì, non senso, c'è manco chiaro. scritto la barretta del recupero, ma dove stiamo qua? Ma? Eppure c'è il quarto uomo, guarda. Napoli 3, Genova 0, mi hanno detto, vabbè. Ha Ragazzi. detto Bomber, dai, perdevamo 0-2 e abbiamo Ma recuperato non mi soddisfa 2-2. la cosa. Guarda lì che ti sei magnato! Mamma mia, sto a vedere. Ah, l'hai visto pure tu adesso, quindi. Sì, uno del Fano per terra. No, vabbè. Le cose che Sì, sto vedendo, mi sono questo che stato mo in. sta per morire. Sì, mo stai a morire, dai, sì. Stasera mi sono stato in mondo proprio. Da divertirsi, e il prossimo venerdì ci sarà da ridere. Il prossimo? Il prossimo venerdì al processo del grifo ci sarà da ridere. No, guarda, ci sarà da ridere già da mercoledì. Che succede mercoledì? Signorina mia, dolcezza mia infinita, c'è sta la partita di Coppa Italia contro l'Ascoli. Ah, vabbè, ma io intendevo, diciamo, il
Ah, il dibattito, sì, Che certo, ottimo. cazzo, di parlare, anzi, meglio ancora. Pensa che puntatona, si parlerà pure della Coppa Italia, figurate. E poi, se stavi perdendo 0-2 con il Fano, boh. Ciao Albè, grazie di essere stato qua. No, Ma ma infatti sarà una puntatona di quelli proprio, sai come? sì, Non finiscono mai. tra questo e quello con l'Ascoli è a posto. Già ho sentito Vettore al primo tempo, quindi mi basta e mi avanza. Ah, l'ho sentito pure Ah, come non mai, eh? Non ho mai sentito così, eh? io. Sì, io ho incazzato così, non ho mai sentito. Ah, appunto, quindi... 93esimo, ok, sì, 93-20 infatti, ma quant'è il recupero non si sa? 93 e 34, ma il recupero non te lo Ecco, scrivo. Aspetta, la signora forse. Cubretta Ventura! Forse ve lo trovo. 4 minuti di recupero. E allora è finita, Ternana Viterbese 0-0 con 10, ma meno male, la Viterbese stavano a giocare, pensa un po'. Oh, siamo a 94. Oh, finita È puntuale. finita! È finita! Hai Me... niente, do 2-2, vabbè, allora ragazzi, io due. sapete che Io non parlo. aspetta, ti saluto perché io ho da fare. Devo chiudere. Appunto, allora ragazzi, siccome sappiamo tutti che invece la signorina... Allora, ragazzi, mamma mia, piena di emozioni questa live. Ah, Non c'ho infatti, ragazzi, allora, parole. se volete ancora deliziarvi, Allora, vengono davvero, no? bene, non mi è piaciuta come è partita il Perugia, assolutamente, ho visto l'atteggiamento adesso del Fano in questi pochi minuti e ho visto che avevano un piglio diverso, il piglio comunque che il Perugia doveva avere, secondo me, stavamo perdendo 0-2, cosa positiva, che comunque si è arrivato comunque a il pareggio. Quindi abbiamo recuperato con due gol e siamo arrivati al 2-2. Non abbiamo vinto, quindi non abbiamo preso questi 3 punti, però tutto sommato un punticino ce lo siamo preso. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e speriamo che comunque vanno a lavorarci sopra per la prossima partita. Anzi, come ha detto appunto Kartal, comunque ricordarci che comunque mercoledì si giocherà la Coppa Italia e si giocherà una Coppa Italia non tanto della quale si giocherà contro l'Ascoli e se abbiamo avuto difficoltà con il Fano, ragazzi, sarà sicuramente una partita difficile. Detto ciò, ragazzi, più tardi farò appunto il mio post partita che non può mancare appunto su questa partita sul Perugia. Vi saluto, vi mando un bacione. Cerchiamo di diciamo tranquillizzarci un pochino. Speriamo bene che vada al meglio, diciamo, questo anno, questo campionato. Speriamo bene. E niente, ci si saluta, ci si sente per i prossimi aggiornamenti. Appunto, come ricordavo prima, ci sarà il post partita mio più tardi, tra non molto, comunque credo o prima o dopo cena al massimo. E quindi ci aggiorniamo prossimamente. Ciao a tutti ragazzi, un bacione dalla vostra Cubra. Allora, Andrea, si chiama Andrea, cara Andrea, si chiama Cobra Official, la trovi sicuramente. Mo, se si sbriga a scrivere in chat, probabilmente riesce a scrivere. Il suo canale qual è? Signora? Signora? Ha sentito? Vabbè, ragazzi, comunque Cobra Official sul canale YouTube, senza nessun tipo di problema. Sì, un bel dia promette. Quindi ragazzi, io adesso invece vi saluto. La signorina Cubra Ventura è sparita dalla live.
Quindi ragazzi, ci vediamo dopo per il post partita e io a differenza con un animo molto più cattivo e molto più cattivo, molto più. Ciao ciao.